Per celebrare la 25esima giornata della vita consacrata abbiamo raggiunto le suore di San Giuseppe, in particolare Suor Chiara Massa Truccat, in collegamento Skype. Ben trovata Suor Chiara. Buongiorno a tutti. E buona domenica. Buona domenica. grazie anche a te e a tutte le consorelle. Allora, vogliamo celebrare e festeggiare insieme questa giornata consacrata dei consacrati, dedicata proprio a voi, e vogliamo un po' conoscere anche la congregazione delle Suore di San Giuseppe, visto che Papa Francesco ha avuto una bella intuizione, dedicare questo anno a San Giuseppe. Voi avete un carisma particolare, quindi vogliamo conoscervi meglio. Come la vivrete questa giornata? Allora, questa giornata in cui ricorre, come dicevi tu, la 25esima giornata mondiale della vita consacrata sarà per noi un'occasione di lodare e ringraziare il Signore, ciascuna sorella per il dono della sua chiamata, della sua personale vocazione. E poi sarà anche l'occasione per pregare, per chiedere al Signore il dono di nuove vocazioni, maschili e femminili. Di giovani donne, di giovani uomini che si lasciano guidare, guardare con amore da Gesù e sappiano rispondere con generosità. La nostra congregazione ha come patrono San Giuseppe, quindi quest'anno abbiamo accolto con tanta gioia questo annuncio che il Papa ha fatto lo scorso 8 dicembre di questo anno intero dedicato a San Giuseppe. È il nostro patrono, è il nostro modello a cui ispirarci e mi piace sottolineare un'espressione che il Papa ha scritto nella Patris Corde, quando parla delle vocazioni, dice: ogni vera vocazione nasce dal dono di sé, che è la maturazione del semplice sacrificio. Quindi qualsiasi vocazione matrimoniale, celibataria, virginale, giunge, può arrivare al dono totale di sé. Se arriva a questo dono diventa un segno della bellezza, della gioia, dell'amore. E questo mi sembra che si leghi molto bene alla giornata che oggi festeggiamo, proprio perché la vita consacrata maschile e femminile sia e diventi sempre più segno di questa bellezza e di questa gioia dell'amore. Ecco, e a proposito di vocazione, vogliamo sapere anche com'è nata la tua, in che modo hai riconosciuto questo dono? Allora, la mia vocazione è nata da una parola del Vangelo. Noi sappiamo che la parola di Dio non è solo una parola, ma è una persona, è Gesù, ce lo dice il prologo, il Verbo era Dio. La parola del Vangelo che per me ha fatto scattare, diciamo così, la vocazione è nel Vangelo di Marco, capitolo 10, versetto 21. Siamo nel racconto della vicenda del giovane ricco. Ci sono quattro parole che sono la mia parola del Vangelo: Gesù, fissatolo, lo amò. La mia vocazione è nata proprio da questo sguardo di Gesù su di me, uno sguardo amorevole, benevolo, uno sguardo anche insistente, provocatorio a volte, ostinato. È uno sguardo che mi seguiva ovunque, che era diventato il mio tormento, che era diventata anche un po' la mia fonte di pace. Fino a quando sono entrata nella congregazione, nel 1982. Ho fatto 3 anni di formazione, nel 1985 ho emesso i voti, quindi sono diventata religiosa e sono passati 36 anni. Ho scelto il nome Chiara, non è il mio nome di battesimo, non a caso. L'ho scelto perché l'ultimo anno delle superiori la mia preside aveva organizzato una gita ad Assisi. Siamo andate a visitare il convento e la chiesa di Santa Chiara e abbiamo avuto la possibilità di parlare con una monaca di clausura. In quel parlatorio, dietro quella grata, per la prima volta ho percepito questo sguardo di Dio su di me. E mi sono detta, e da lì è iniziato poi tutto.
Quando alla vigilia della vestizione la superiora generale mi ha chiesto: "Vuoi cambiare nome?" Io non ho avuto nessuna esitazione, gli ho detto: "Sì, scelgo il nome di Chiara, a ricordo di questa vocazione." Quindi in quel momento per me è diventato tutto chiaro. Avevo 18 anni, era la maggiore età, quindi mi sentivo forte di questa, della chiamata del Signore e anche della mia risposta. Però quello che era molto chiaro per me non lo era affatto per la mia famiglia, che mi ha messo bastoni tra le ruote di ogni genere e di ogni sorta. Capita In anche questi. questo, capita anche questo in effetti, anche nelle vocazioni, in ogni Eh sì, scelta, insomma. capita, Però, capita, è insomma, capitato. hai vinto, avete vinto insieme al Signore, insomma, il Sì, cammino è stato lungo, anche se noi ti avremmo dato 30 anni di vita, non soltanto di vocazione, per di quanto sei più. giovane. Suor Chiara, noi in modo particolare amiamo Chiara d'Assisi, amiamo Chiara e il suo legame con San Francesco, poi insomma da lì anche la figura di Padre Pio a noi molto vicina. È stata una chiamata irresistibile, come tutte le chiamate da parte del Signore, no? Noi ne sentiamo alcune e quindi ci affascinano anche per questo. Solitamente si pensa che le suore stiano in monastero o comunque in istituti soltanto a pregare. In realtà voi avete tante missioni anche sparse nel mondo e chi segue Padre Pio TV ha avuto modo di conoscervi anche durante il mese di ottobre per il Rosario Missionario a cui avete, ecco, ai frati cappuccini avete donato la vostra missione, avete voluto far conoscere la vostra missione, quindi tutti gli altri hanno avuto la possibilità di capire e di sapere cosa fanno in realtà le suore. Non stanno solo ferme a pregare o a coltivare l'orticello, in realtà sono con le mani in pasta e danno davvero un grande aiuto a chi ha bisogno. Voi di che cosa vi occupate in particolare? Noi, avendo come protettore San Giuseppe, che era un lavoratore, non ci sottraiamo a nessun lavoro. Io personalmente sono stata 6 anni in missione in Congo e mi sono occupata di tante cose. Attualmente abbiamo diverse missioni, quasi una ventina di missioni in Congo, in Chad e in Centrafrica, e ci occupiamo dell'educazione dei bambini, della donna, della pastorale sanitaria. Abbiamo degli ospedali, molte nostre suore sono infermiere, alcune sono medico. Cerchiamo un po' di lavorare per la promozione della donna, soprattutto a favore dei più piccoli, dei più abbandonati, dei più bisognosi, in qualsiasi campo ci sia la possibilità. Non stiamo solo a pregare, anche se la preghiera ha una grande importanza per noi. Dalla preghiera parte tutto, quindi se solamente l'attività non avrebbe senso, non starebbe in piedi, quindi è supportata dalla preghiera quotidiana, dall'offerta quotidiana, dalla partecipazione all'Eucaristia quotidiana. E questo ci permette di lavorare come faceva San Giuseppe, cercando di arrivare agli ultimi, a quelli che hanno più bisogno, sia in Italia, ma soprattutto dove ci sono più comunità nei paesi africani. E questo è meraviglioso. Ovviamente chi volesse conoscere meglio la congregazione delle Suore di San Giuseppe può anche cercare su internet. A proposito, di tecnologia, avete aperto piccole finestre sul mondo un po' di tempo fa, dei mercoledì dedicati a San Giuseppe, e dove si trattavano e si guardava, ecco, dalla finestra, il mondo, da un altro punto di vista. Sì, questo primo ciclo di mercoledì di San Giuseppe, Le piccole finestre del mondo, è stata una panoramica sul nostro mondo, proprio per comprendere, per capire questo mondo e passare da queste finestre alla porta per andare nel mondo. Adesso abbiamo iniziato da 4 mercoledì il secondo percorso, che si tratta di vele in divenire.
i mercoledì di San Giuseppe, vele in divenire. Queste vele è un percorso che è più strutturato sulla riflessione sul Padre Nostro. Ogni mercoledì una breve riflessione di 10 minuti di ciascuna delle espressioni del Padre Nostro. E quando Papa Francesco ha proclamato questo anno e ha dato le indicazioni pratiche, dicendo anche che era legata alla possibilità di ottenere l'indulgenza, una riflessione sul Padre Nostro, abbiamo detto, il Papa ha copiato da noi, perché era, quindi ci siamo sentite maggiormente in comunione con questo, quindi stiamo seguendo questo percorso, appunto mercoledì scorso era la quarta vela, ce ne sono 17-18, quindi Siamo per strada. C'è qualcuno che spiffera, forse lo Spirito Santo spiffera quello che voi pensate al Papa. Sicuramente. E allora sicuramente viene fuori il cuore del carisma delle Suore di San Giuseppe, che è la vera comunione. Ecco qua, insomma, chiudiamo anche in bellezza con questo pensiero. Sì. Suor Chiara, io ti ringrazio tanto per averci dedicato parte del tuo tempo. Ringrazio anche Suor Petra, che è la madre generale, giusto? Sì. E ringrazio, diciamo, anche Padre Franco Moscone, che poi alla fine ha creato questo nostro contatto, ci ha fatto conoscere, e sono onorata anche per questo. Quindi grazie, non possiamo che augurarvi un buon 2 febbraio, giornata mondiale per la vita consacrata a tutte voi, e forza, forza, perché anche noi, tutti noi siamo nelle vostre mani. Grazie, grazie mille anche di questa opportunità. Grazie, buona giornata e buona festa a tutti. Grazie a te, Suor Chiara, magari ci risentiamo anche una prossima volta. Va bene, ciao, grazie. Grazie. Buona domenica a tutti. Grazie.